dicevo, questi stimoli visivi che ci offre, che ci trasmette la lente, spesso sono spiazzanti, non soltanto per esempio per l'immagine di un fumetto, ma anche nella visione, non so, di un'opera ispirata a Picasso oppure all'espressionismo, a Monet, dove noi vediamo insomma una parodia di quello che è un cliché, che era questo l'interesse di Lichtenstein, che a sua volta poi è diventato un cliché, di farci vedere quella che è un po', insomma, come per gli indiani d'America, no? I suoi lavori che vedrete in mostra in realtà tendono a far vedere non tanto a rappresentare non tanto la reale, diciamo, i reali codici visuali e decorativi degli indiani d'America, ma come noi ce li possiamo immaginare. Infatti, un suo commento a questi lavori fu quello che, come Picasso diciamo, si era ispirato all'arte africana per tutta una serie di sue opere successive, e lui invece, gli americani in genere, hanno attinto a quella che era la loro cultura, cioè quella appunto dell'epopea del Far West, degli indiani d'America.